Ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff del team FIFA Italia. Oggi in questo video porto la recensione di Alexis Sanchez versione ATT, attaccante cileno dell'Arsenal, ex Udinese ed ex Barcellona, che ha ricevuto questa carta cambio di ruolo, cioè da AS ad ATT, in occasione del compleanno di Foot. Giocatore davvero mi ha colpito tantissimo, vi consiglio di provarlo perché è davvero molto molto forte, soprattutto se è schierato come in attacco a 2. Davvero riesce a girare, a muoversi alle spalle dell'altro attaccante e riesce a fare molti molti gol. Infatti in 15 partite mi ha fatto 20 gol. Passiamo adesso con le sue statistiche in game. L'87 di velocità diventa 89 accelerazione e 85 velocità scatto. La velocità è il primo pro di questo giocatore, davvero velocità ottima. Grazie a questo 89 di accelerazione, che è un valore fantastico, riesce a saltare gli avversari già sul primo passo, perché è davvero molto 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 veloce. Passiamo adesso al dribbling. L'88 sulla carta diventa 91 agilità, 87 equilibrio, 84 riflessi, 87 controllo palla e 88 dribbling secco. Altro pro di questo giocatore è il dribbling, che è aiutato anche dalle 4 stelle skill, che ovviamente anch'esse sono un pro, ma è davvero un dribbling assurdo. Salta gli avversari come dei birilli senza problemi, in maniera facilissima. Anche chi, diciamo, non è tanto abile a dribblare, con lui ci riuscirà, perché dribbling fantastico, ottima velocità, quindi come già detto vi risulterà molto molto facile dribblare. Passiamo adesso ai tiri. L'83 sulla carta diventa 85 piazzamento, 85 finalizzazione, 82 potenza di tiro, 80 tiri dalla distanza, 78 tiri al volo e 77 calci di rigore. I tiri sono ovviamente un altro pro di questo giocatore, valori davvero ottimi, anche calcolando che si tratta di un AS adattato da TT. Quindi davvero un tiro molto buono, che è un pro. I valori difensivi non ci interessano molto, cioè da citare il 60 di precisione di testa, ma Sanchez non è il giocatore con cui dover giocare a cross. Sanchez è il giocatore da servire o come infiltrante, dove riuscirà a bruciare tutta la difesa e a trovarsi a tu per tu col portiere e a fare gol, oppure divertendosi, skillando e dribblando tutta la difesa per andare a tirare. Passiamo adesso ai passaggi. Il 78 sulla carta diventa 78 visione, 76 cross, 77 precisione su punizioni, 80 passaggi corti, 73 passaggi lunghi, 78 effetto. I passaggi non me la sono sentita inserirli tra i pro, perché vi dico la verità, con Sanchez passerete poche volte il pallone, sarà lui a ricevere palla e ad andare a fare gol, non sarà quel giocatore che giocherà di sponda per poi servire l'altro attaccante. L'attaccante va servito e si va a fare gol. Però ovviamente questo qui è il mio stile di gioco, però voi riuscirete comunque a giocare bene a passaggio, perché il passaggio è molto buono. Però per come l'ho utilizzato io, non me lo sentite inserire i passaggi tra pro. Ovviamente però non sono nemmeno un contro, perché sono valori molto buoni. Passiamo adesso al fisico. Il 73 sulla carta diventa 72 elevazione, 86 resistenza, 64 forza e 80 aggressività. Il fisico, senza calcolare la forza fisica, è un buon valore, è abbastanza buono, però non lo inserisco né tre pro né tre contro. Mentre invece purtroppo la forza fisica è un contro, perché davvero un valore troppo 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 basso, e purtroppo cade subito, quindi è un contro. In più questo giocatore ha 4 stelle skill, come detto prima, e 3 stelle piede debole. 4 stelle skill ovviamente un pro. Le 3 stelle piede debole non me la sono sentita inserirli tra i contro, perché anche se, diciamo, ha un solo piede, mi ha fatto comunque molti gol, quindi questa cosa in game non si sente molto. In più ha un work rate di alto alto, che lo aiutano a, diciamo, venirsi a prendere la palla al centrocampo per poi andare in dribbling e magari tirare anche da lontano, perché ho fatto molti gol anche così. Adesso possiamo fare un riepilogo di pro e contro. Tra i pro troviamo velocità, tiro, dribbling, 4 stelle skill, nei contro solo la forza fisica. Il voto finale che do è secondo me è mezzo, perché mi ha fatto davvero tantissimi gol e mi sono divertito tanto 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 ad usarlo. Detto questo video può finire qui. Vi invito a seguirci su tutti i nostri social, a seguirci sul nostro sito, cioè utfifaitalia.com. Ed ecco, per lo staff del team FIFA Italia è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Bella!